eccellenza. E il progetto di legge di variazione al bilancio di previsione dello Stato ci porta ad affrontare temi di grande rilevanza per il nostro Paese, temi a cui necessariamente siamo chiamati a trovare una soluzione duratura e soprattutto sostenibile. Partiamo dalla questione Cassa di Risparmio per giungere all'acquisizione da parte dello Stato di Banca Nazionale Sammarinese, per poi affrontare uno dei temi più sensibili per la nostra economia presente e futura, ossia quello dell'emissione internazionale di titoli di debito pubblico e quindi dell'indebitamento estero. Ed è su questo tema che desidero soffermarmi, in quanto è da decisioni in tale ambito che ci giochiamo il futuro del nostro Paese e quello delle nuove generazioni. Siamo tutti coscienti del periodo complesso che è stata costretta a vivere la nostra Repubblica negli anni pre-Covid. Nessuno si è dimenticato gli avvenimenti che hanno duramente colpito il settore bancario e di conseguenza l'intero comparto economico. A tali difficoltà si sono aggiunti gli effetti devastanti provocati dal dilagare del coronavirus. Una pandemia che ha travolto il mondo intero e che, come dice il segretario Gatti nella sua relazione, ha fatto precipitare l'economia globale in una crisi senza precedenti e ha determinato un'esplosione di necessità e bisogni da parte della società civile. Tutti i paesi del contesto mondiale sono stati messi sotto pressione dalla previsione della caduta significativa del PIL e dell'aumento di spesa pubblica, e si è generata altresì la riduzione delle entrate. Ecco, questo è lo scenario in cui si inserisce il progetto di legge in discussione. L'emergenza ha reso ancora più evidente la necessità di sostentamento delle finanze pubbliche. Il reperimento di finanziamenti è stato identificato come una delle azioni più urgenti da implementare, anche dall'ordine del giorno votato all'unanimità dall'intero arco parlamentare nella recente discussione riguardante la visita del Fondo Monetario Internazionale. Si tratta di reperire liquidità esterna che possa garantire sostentamento ad interventi in ambito economico e sociale. Questo potrà permetterci di dare avvio immediato al percorso di ripresa, sviluppo e ristrutturazione del nostro sistema e potrà permetterci di gestire con più forza tutti gli interventi considerati necessari, ma solo se approcceremo adesso con responsabilità, con attenzione e con lungimiranza. Sarà necessaria una piena condivisione di tutte le condizioni che i possibili attori del mercato e non ci pongono. Ci siamo detti a più riprese quanto un finanziamento estero, che sia esso reperito tramite canali istituzionali, bilaterali, multilaterali o sul mercato dei capitali, deve essere sostenibile. E noi tutti dobbiamo essere messi nella condizione di sapere esattamente cosa esso potrà comportare. È un dovere che abbiamo nei confronti del Paese e soprattutto nei confronti della cittadinanza. Concordo con chi dice che dobbiamo evitare in ogni modo di diventare ostaggio di qualcuno. Non possiamo vincolare lo Stato a nessun soggetto in particolare. E cosa ancora più importante è sapere poi come intenderemo ripagare quel debito. Su questo dobbiamo chiarirci e mettere nero su bianco interventi a cui lo Stato non potrà sottrarsi. È logico quindi che il reperimento di finanziamenti esteri non potrà in alcun modo prescindere dalla messa in sicurezza del bilancio pubblico e da un riequilibrio nel settore bancario e finanziario. Abbiamo il dovere di introdurre una razionalizzazione della spesa pubblica. Abbiamo il dovere di sviluppare una ristrutturazione della macchina pubblica. Dobbiamo affrontare in maniera seria le riforme cosiddette strutturali e abbiamo il dovere di finalizzare le risorse frutto del finanziamento estero per un reale progetto di rilancio del sistema Paese. Ecco, se sapremo approcciare al finanziamento estero con queste attenzioni e soprattutto con la volontà di impiegare quelle risorse in maniera decisa e concreta in progetti importanti per la nostra Repubblica, allora potremo davvero restituire un futuro e una ripresa al Paese. Se invece l'impiego di quelle risorse sarà destinato al finanziamento della spesa corrente, allora non potremo garantire alcun passo in avanti. Dobbiamo portare all'attenzione dell'Aula la discussione del progetto di rilancio della nostra economia e auspico che la politica riesca a trovare la convergenza necessaria sulla messa in atto di quel progetto. Lo sviluppo di tutti i comparti ritenuti perno del nostro sistema economico devono esserne la parte portante.
Dobbiamo finalmente avere il coraggio di fare quelle scelte che possono davvero cambiare in positivo la prospettiva futura. Quella prospettiva che tanto ci impegniamo a mettere per iscritto in lunghi e dettagliati piani strategici, ma che non abbiamo mai avuto la determinazione di portare a compimento. Ora il momento richiede alla politica di agire, e agire concretamente per il bene del nostro Paese. Grazie Eccellenze. Grazie consigliere Mina. È iscritto il consigliere Giannoni.